Ehi là, amigos, amigos, ciao a tutti ragazzi, condividiamos las lives. Oh, information di vitas. Ciao, streameramente. Ah, Giuli! Ciao, Sound Alerts! Dobbiamo salutare anche i nostri amici robotici. Sempre un bene salutarlo. Ciao, Giulia, come stai, amica mia? Oh, che bello vederti. Ritorniamo su un gioco nelle mie corde, perché quello di oggi è un gioco nelle corde del grande Zane Boy, non del grande Marco Drums Games. Quindi ritorniamo. Ciao Stream Elements, esatto. Siamo gli unici che salutano Stream Elements e Sound Alert, brava! mi hai fatto ridere. Eh sì, Giuli. Eh sì, sono i primi che entrano loro. Se sei arrivata appena appena. No, sei arrivata prima tu stavolta, brava, brava, sei stata bravissima. Allora, devo dirti la verità, mi è un po' passato quel cerchio alla testa, anche se della cervicale, anche se quel gioco lì di BD. Allora, se non è il mostro riesco a giocarlo, col mostro no. Col mostro mi fa un po' l'effetto quello lì che mi si rincoglionisce il cervello. Vabbè. Infatti, ci sono parecchi giochi che non posso proprio giocare perché mi fanno quell'effetto shock fitness, tipo c'è un nome, sto cacchio di roba, tipo epilessia, va insieme al cervello, insomma, vabbè, ci sta. Compriamo autos, la Carla è qui, Andrea! Compriamo autos, GT7, stai come dividiamo la live. Infatti penso che ti ha fatto peggio. Sì, assolutamente sì. Ricordati della sorpresa. Bravo, me l'ho dimenticato. Grandissimo. Vedo che incominciate a conoscermi, ragazzi, eh? Di brutto anche, che non mi ricordo una sega. Venite subito in live, amigos. Aspetta che sto condividendo la live su Facebook. 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 Ok, allora ragazzi, sono carico. Guardate anche l'occhialino. Ci dobbiamo anche pettinare, tra l'altro. Sera, Giuli, ti sta piacendo Dragon? Comunque fate morire, mi sono divertito. Grandi, sì. Forte, forte, forte. Sono venuto anch'io, raga. Non so se vi siete accorti, ma c'ero anch'io. Poi a un certo punto ho dovuto staccare. Scusate, non vi ho neanche salutati perché mia mamma è venuta su per far da mangiare, come al solito, crea i drammi quando non ci sono. E allora, subito andiamo a vedere la mega sorpresina che mi ha fatto Andrea. Eccola qui! Una dedica per l'Accademia del carissimo Marco Drums Games. Migliorato il precedente record di 6,35. A Gimbal Giulia, grande, grande. Eh beh, dobbiamo vederlo, raga. Ah, mitico. Guarda, ti metto un bel mitico, ti metto. Allora, lo mettiamo anche nella raccolta degli amici. Sempre si fa fare le cose. Oh, e andiamo a vedercelo, dai. Andiamo a vederci un giro, così voglio capire il grandissimo Andrea come fa. Come fa? Grande Andrea, grande, grande, grande. Vediamo il replayino del dottor Andrea, dai. Allora, io lo vedrei da dentro, eh. Aspetta. Mizzega, bravo. 3 secondi. Questo punto non riesco a farla, eh. Oh, non riesco a farlo sto punto. Bello. Destra-sinistra, che bello.
Me lo guardo da dentro così vediamo un attimo come fa, eh. No, di più ho fatto... Ah, 6.33, scusa! Scusa, minchia! Tanto allora! A me manca il giro completo, eh. Beh, come fai a farla in sesta piena questa qua? Vabbè, va fuori! Sai cos'è il problema, Andrea? Che io il Nürburgring lo sto facendo a pezzi e sto prendendo anche l'oro a pezzi. Quando poi andrò a unirlo tutto insieme sarà un disastro, perché chi si ricorda tutti i pezzi singoli? Pulito, ma come la fa correre? Due marce. Pieno, là là. Bisogna farla scivolare sta macchina, eh? E farla scorrere. Ma che roba? Io sono più Rambo, Andrea, più entra, frena, limite. Invece questa è proprio una Sharder. Ciao amico mio. Luigi, grande Luigi, mitico. Guarda qui la telepatia. Marco Dram sta guidando con il pensiero, Luigi. Il volante gira da solo, guarda. Come stai Luigi? Tutto bene? Mega Stratoschi, cominci adesso? Io sto andando con il mio gioco preferito che è il Gran Turismo e poi il secondo gioco preferito è il mitico Formula 1, che adesso a fine mese arriva al 22, Formula 1 22. Dopo dovrò portare su la Xbox Series X che la sta usando mio figlio Vittorio, che sono tornati oggi dalla Francia, Vittorio e Carla. Adesso Carla è andata a farsi una bella doccia, dopo penso che viene qua con noi, gioca con noi. Vediamo un attimo, ho fatto un pomeriggio di Elden Ring. Urca! Allora adesso ti vorrai rilassare un attimo, eh? Cosa dici, Luigi? Elden Ring è tosto, eh? Porta via un attimo anche l'anima dei giocatori. No, beh, è bello, dai, bellissimo. Io sono a livello 300 Elden Ring, ma non lo sto più giocando. Ah, Marco, dimenticavo TCS 0. Freni posteriori a 3. Ah, no, TCS 0 non lo farò mai. Grande Sharder, adesso andiamo a vedere. Hai fatto qualche livrea, qualcosa che devo vedere, Sharder? Grande Sharderino. Ma vai forte Andrea, sei bravo amico mio. Guarda com'è pulito sto giro. Qua da dentro addirittura non si riesce neanche a vedere il limite della pista, è incredibile sta macchina. Tu usi la visuale però dal muso, né? Andrea? Ma come tenta di andare via sta scemo? Oggi sono un po' caldo. No, tutta strada usi? Secondo te è meglio? Io uso quella del cofano. Questa qua.
Allora, Sarderino, inizia a farla, secondo me. L'online lo facciamo dopo, così arriva Carla. Se no, giochiamo adesso e dopo, quando arriva Carla, magari non facciamo più l'online. Ho la percezione della velocità. Effettivamente. Guarda che cosa è finito, guarda che ho finito il giro. Minchia, sta acqua francese sa di merda. Sì. Vabbè. Bella. Grande, grande. GG. Scrivete tutti i GG. Ciao Davide, amico mio, un bel GG per Andrea, ragazzi, ha fatto un giro da paura. Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi, giochiamo. Oh, no, Giulio ha regalato un abbonamento al mio amico Luigi psicotico. Grazie Giuli, un altro bel abbonamentino. Grazie amica mia, bella lì raga. Beh, oh, che mi hai fatto arrivare il sorriso, Giuli. Mi hai fatto mettere il sorriso sulla face. Grazie amica mia. Ah, oh, adesso possiamo anche chiudere. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Fatto l'abbonamentino. Bye bye baby. Sì signora. Ti do, guarda, guarda cosa ti faccio. Posso far parte del team, caro Marco? Tu sai, tu sei già parte del team, caro amico Andrea. Non devi neanche chiederlo. Pensavo che lo sapevi già. Sharder, tu lo sapevi che Andrea era dentro nel team, no? Caspita, ragazzi, ma non dovete far certe domande. Sei ovviamente dentro nel team. Comunque, grazie che hai fatto la domanda. Sì, fai parte del team reparto corse di Marco Drums Games e Sharder Design. Eccolo lì, grandissimo Sharder. Devi scaricarti le livree. Allora, Andrea, noi ieri stavamo correndo, o l'altro ieri, Alma, ricordi più? Non mi ricordo più. Stavamo correndo con la McLaren e c'è la livrea della squadra corse, della squadra Marco Drums Games Channel Team Racing Stars Sharder Design Bragali TV, tutto questo qua. È un po' lungo, però diciamo che volevo regalare una cosa alla Giulia. Volevo regalare una cosa alla Giulia. Eccola qua. Questo è per te, Giulia. È andato? Non è andato? Sei chiudato il computer? Non è partito? Perché non è andato? Ci siete ancora, ragazzi? Ah, tag di ricerca sulle mie livree. Allora, siccome sono davanti di Time Trial, quello dei giri singoli, livree, lift, eccetera. Che cosa hai detto? Ah, eccolo qua. Un bacino alla Giulia. Te l'ho riscattato solo per te, amica mia, eh? Un bacino, due bacini. Ah, grande, grande Giulia. Oh, stasera sì che mi sento. Oh, ma che bellina questa qua di del mio amico Costantino. Oh, Giulia Melanzane, non parliamo di cibo. Ecco che è arrivata la mia bambolina. Ciao patata. Vieni qui in sala poi e stare un po' con noi. Devo fare ancora la doccia. Dai, amor! È minimo, Giulio. Grazie dell'abbonamento, tu e il grandissimo Lord, eh? Grazie, 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 ragazzi. Ah, la, 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 la. Guardate la livrea bellissima di una macchina bruttissima, perché da guidare è uno schifo, però troppo bella la livrea, devo imparare a guidarla, devo imparare a guidarla, ragazzi, sta macchina, perché questa livrea spacca, spacca di brutto, è bellissima, la macchina fa schifissimo, però devo imparare a guidarla. Ma non è vero che fa schifo, mi devo abituare,
faccio molta, 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 molta fatica. Julie-san! Ah, amore, grazie alla Julie. Le McLaren le trovo pesantissime, le McLaren le trovo una merda, però bisogna adeguarsi. Allora, Sciarderino, questa mega tuta strafichissima bisognerebbe metterla standard senza... Dopo ricorriamo con quella. Sì, sì, assolutamente. Questa che è quella della McLaren, bisognerebbe metterla, amico mio. Uno, che me la fai quando hai tempo e hai voglia, amico N. Gabrix. Ehi, NGA, grande! Iscriviti al canale, amico mio! NGA, grande, 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 grandissimo! Salutiamo NGA, ragazzi! Ciao, ciao, ciao! Ciao, amico mio! Oh, se sei iscritto, grazie! Grazie del follow! Se non sei iscritto, iscriviti immediatamente al canale! Dai che giochiamo, dai che corriamo! Allora, Sciarderino, ti stavo dicendo, questa qua... magari è già scritto, infatti il 95% ragazzi non me lo ricorderò mai se siete iscritti al mio canale o no. Comunque va bene, grazie che ti sei già iscritto. Allora, allora magari sei entrato tipo giovedì e ti ho detto NGA iscriviti, tutte le volte te lo dico, però fa niente, fai finta di niente, fai finta di niente. NGA, sono un po' smemorato, ma va bene così, va bene così. Questa qui io la vorrei Sharder. Io la vorrei Sharder, uno col mio nome e l'altra della squadra corse NGA. Noi abbiamo fatto una squadra corse, ho provato la Chaparral, roba da matti. Sì, 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 la Chaparral, sì, anche da pronunciare, sinceramente è un po' da matti. Mamma, c'è acqua fredda? Sempre Andrea Magnà. Bella lì, sempre Andrea Magnà. Allora, bevi NGA. Adesso bevo, aspetta, aspetta che deve arrivare l'acqua. Allora, aspetta un attimo. E poi, oltre questa, c'è anche il casco Sciarderino, a me piacerebbe averlo. Marco Drums Games, proprio mio. Buonasera signora Mandala, Giulia. Ciao, ciao, ciao. Saluta, saluta. Ha salutato, salutato. Poi sparisce. Mi chiudi la porta come l'hai trovata aperta, mamma? Sennò c'è troppa luce. Bom, 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 bom. No, no, troppo. Ok. Allora, dai, andiamo a correre. Allora, devo bere. No, andiamo a fare una cosa fighissima, ragazzi, perché ho farmato appunto per comprare sta macchina prima che poi me la tolgano. No! Ok, amici, arrivo fra un po'. Dai, dai, amor. Tanto, tata, ti metti qui di fianco. Sì, sì, mia mamma arriva, viene due secondi dopo, non c'è più. Belle le ste livree di Sharder. Sì, sì, sì. Grandissimo, sì, 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 sì. Diciamo che Sharder Design lo potete trovare solo su Marco Drums Games Channel, quindi iscrivetevi al nostro canale, al mio canale di Marco Drums Games, e partecipate, chiedete di partecipare come hai fatto tu, amico mio, al team, e quindi poi vi buttiamo dentro nel team e ce la giochiamo alla grande, ragazzi, eh. Dopo, se siete bravi, vi farà anche, magari se ha tempo il grande Sharderino, una livrea ad hoc per ognuno di voi, del team. Bisogna vedere, perché Sharder sta facendo tante di quelle livree, il nostro amico, che veramente è tanta roba. NGA! Sì, signore! Sharder è veramente bravo, ragazzi, eh? E infatti però vogliamo anche fare delle garettine insieme perché poverino non può stare sul gioco a far livree dalla mattina alla sera, poveretto. Deve anche... Ok, mi manca la livree di Sharder, esatto. Oh, c'è il cambio automatico! Ci hanno messo dentro anche gli sbirri. Vabbè. C'è anche la... Immagino. No, no, ma se fai parte del team, amico mio, poi dopo pian pianino te la fai. È questione di... Oh, questa macchina è una bestia, eh. Vero, Sharderino? Guarda che c'ho fuori il caschetto, Marco Drums. Che figata. Comunque non si guida male, eh. Oh, 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 due safety, tre safety car, ma quante ce n'è? Oh, bello! Incredibile, raga. Vedi che Sharderino pian pianino, insomma, perché poverino deve fare un sacco di livree, un sacco di roba, è peggio di un lavoro. Oh, questa macchinetta fa un po' la birichina, eh. Fa un po' la birichina. Se magari mi mette dentro sto gioco. Oh, che bella da dentro. Con le bande rosse, sto
Questo circuito è incredibile. I riflessi sono top, raga. Oh, dai, ma ero io di qua. Ma mi prendono dentro. Oh, smettiamolo questa roba di farsi pagare, che qua è tutto divertimento a tutto spiano. Sempre diverse, grande Shard, sì sì, sei fortissimo, amico mio. Qui l'unico che deve essere pagato è il capo. Sì signora, ti mando i bacini virtuali ogni tanto. E beh, dai, si vede che siamo amigos. Siamo amigos, gli amigos non si pagano. Adesso poi partiremo a fuoco, ragazzi, con il Formula 1, eh? Sì, sì, ma tutte le fa, eh? Esatto, esatto. Infatti adesso andiamo a fare le garette insieme. Andiamo a usare quella McLaren Charger, quella bruttissima, brutta, brutta, brutta McLaren. Oh, in quarta questa macchina qua, non c'ha 5 marce, no. Dopo voglio provare anche a fare per Andrea il Nürburgherino, a provare a fare le altre che mi mancavano. Oggi ne ho fatta una e l'ho fatta veramente top. Poi vabbè, probabilmente mi batteranno anche, ma a come l'ho fatta stamattina l'ho fatta veramente bella. E poi devo fare tutto il giro completo del Nürburgherino. Poi devo comprare ancora la Suzuki, devo comprare un po' di roba. Hai visto stamattina dove stavo? Stavi lavorando, amico mio. Per me il caldo ti ha stufato, sì. Direi proprio di sì, amico, eh. No, cos'è che è? Tuffato o stufato? Stufato. Boh, non ho capito cosa hai detto. Credo che hai detto urca. Ah, va bene, va bene, va bene. Dai, dai, dai. Allora, domani sera, io, ragazzi, voi sapete quando fanno la gara, quella vera di Formula 1? L'orario? Ah, ti sei tuffato, scusami. Però si sono stufato del caldo, ok, cazzo. Ti sei tuffato, hai fatto bene, hai fatto bene. Devi capire domani sera la gara, se la fanno alla sera o se la fanno al pomeriggio, così io la faccio in contemporanea. Non so neanche io se la fanno la sera. Eh sì, è Sharder, però che orario è? Prova ad andare a vedere un attimo Sharder su. Ma Benzbrucker pilota, ma Beckenbauer. Allora, ma era una battuta o che cosa, André? Io sto a correre, sto a correre. No, dai, c'è anche il computer che fa stupid, eh. Ma Beckenbauer pilota. Ma chi è sto Beckenbauer, amico? Ho due ventilatori addosso, ragazzi, non ci sto capendo più niente. Solo domani, fortunatamente. Ah, ok. Lavori. Sono appena stato in aeroporto. Il volo dalla Francia è tardato un'ora e passa. Ah, ok, infatti vedi che io non lo sapevo perché il calcio non lo seguo. Però sto Beckenbauer l'avevo già sentito qualche volta, eh. Non mi era proprio nuovissimo il nome. Poi non sono riuscito a collegarlo. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Iscrivetevi al canale se vi piace, ragazzi. Dai che facciamo tante belle seratine insieme. Formula 1, Gran Turismo. Formula 1, quello nuovo, arriverà sul mio canale. Qui abbiamo comprato questa mitica Jaguar da 5 milioni, ragazzi, un po' vecchietta, ma stiamo arrivando ad avere quasi tutte le macchine, eh? Ne mancano veramente poche. Adesso stasera, se riusciamo a far 200.000, vado magari a comprare la Suzuki VGT e ce ne abbiamo un'altra in meno da comprare. Dopo dovrò comprare quella da 3 milioni della Toyota,
e quando usciranno queste famose macchine da 18 milioni devo tenere i soldi per poter farmare tantissimo. Questa macchina è uno stress. Ah, io ce l'ho. La SLK? Ce l'ho Andrea. Bellissima. Quella col fondo piatto, quella grigia. Mamma mia, guardate che macchina, ragazzi. È uno squaletto. Ma no, ma non è questo. Non lo sono io. Non era quella, è questa. Fortissime le macchine da corsa di una volta, raga. Sì, Farming Simulator, bellissimo Farming Simulator, ragazzi. Devo avere il tempo di portare anche quello col mitico Sharder in live. Bello, bello, bello. Allora, la macchina l'abbiamo comprata, le cose le abbiamo viste. Oh, signor. Sapete che se faccio tutto bronzo... Se faccio tutto bronzo, con la Bugatti, mi dà un po' di soldi. Sharderino! Davvero? Oh, peccato che quando Frenzy gira... Stai facendo la livrettina così? Oppure se hai un attimo di tempo vuoi modificarmi la tuta così la metto subito? Quella che hai fatto per la McLaren col mio nome, così la posso indossare adesso che corriamo con la McLaren? Ma tu Andrea, Andrea hai detto che vai via alle 10, no niente, scusami, non mi sono ricordato adesso, se no ti chiedevo se volevi giocare. Oh, mio amore. Ah, ok. Da fare un sandwich. Ciao, amici. Eccola qua, tornata. Vado a preparare un sandwich e poi arrivo. Ma non è che le puoi preparare uno anche a me? No. No, tirami sul drago, mio amore. Perché i sandwich che fai sono buoni. Amici, siete contenti. Non fai uno camera? Sì? No, mio amore. Sei arrivata a rompere i coiones? Ci sei mancata pure tu e già mi sta facendo passare la voglia. No! che cazzarola. Allora, prossimi settimane, 2 giorni attaccati. Prossima settimana, stai parlando del lavoro, credo. No, non sto litigando, gli sto dicendo di farmi un panino. Ah, bravo Charles, dai, così intanto faccio un pezzettino qui. Carla fa dei sandwich pazzeschi, ragazzi. Non ci siamo con le marce, non ci siamo con le marce, non ci siamo col tempo. Mamma mia, per fortuna hai detto che era facile. Mamma mia. Mas Dionas. Bella. Sì, signora.
Com'è Dragon Dogma, Giulietta? La Sarté con la Peugeot. Io ho capito che c'è per tutti una macchina. Sì, è una figata, né, Giulie? C'è per tutti una macchina che ci sta sulle balle, eh? Questa mi sta sulle balle a me. La Bugatti, ragazzi, non sono mai riuscito a guidarlo sto rottame. Non chiedetemi perché, perché è una macchina spettacolare. A livello di... anche di estetica è bellissima. E va anche veloce, ma questo motore La Bugatti. Ah, l'Audi anche quella è una. Porca loca, sono andato fuori l'ultimo pezzo perché non ho guardato. Magari era pure un tempo buono. Ma questa è veramente un'ossessione. Va, va. Perché non va? A volte mi capita che perdono tipo di pressione. Oh mio amor! Bruttissima curva. Penso che l'ultima posso farla pieno, eh. A mani basse proprio, a mani alte. Va. A volte sembra che non ha pressione. Dai, ma perché mi comporto in questa... perché mi comporto in questa comportamentazione? L'hamburgerino, ripassiamo? La devi lasciare l'acceleratore scivolare. Sì, ma fa schifo. Uia. Olli. Vieni, patata. Mm? Cosa? Giulie! Pepepino! Dovevo girare prima, porca loca. Che vuoi? Non riesci a collegare di là. Qua che non va! Un bel hamburger! Sandwich! No! Perché cade? Va! Ma che cazzo c'ha? Assurdo. Bel lavoro che adesso. Grande. Vedi che cade di pressione? Sta facendo le livrea. Va, guarda, sto accelerando. Sono le candele, amore. Ma sta macchina di merda. Beh, sì, amore.
Ciao Sader! Un sandwich? Che giuro! Gente che vorrebbe avere sta macchina, a me fa schifo. Grazie. Avevo una fame da lui. Tutto in pieno, l'hamburgerino? È agilissimo in curva, sì. Sader, facciamo una gara! Carlo vuol fare una gara? Vabbè, ma già rotto sta pista. Allora, appena fai la livrea me lo dici? No, La lobby. Casco e tutto, ciao, bellissima. La lobby. Sì. Mamma, quanto male. Ciao, mio amore, vieni in live. Davvero? Bravo! Non l'ho neanche visto. Andrea, tra i miei amici. Com'era a mangiare là? Avete mangiato francese? Bravo mio amico! Infatti oggi quando ho fatto quel record là ero contento, ti dico la verità. Non perché batto i miei amici che non mi interessa, perché sono stato veramente bravo. Un po' di soddisfazione, no? Che non è che sono sempre ultimo, insomma. Sono vecchietto, non mi ricordo le curve. Lui è vecchio, Andrea, io no. Tu no. Tu sei bellissimo. Bevi, Marco, li stai fatto bene. Ok. Tu nella Giulia bevi questo. Un attimo! Cos'è quella roba lì? È bella la sfida, però aspettati di dirmi qualche cosa. Sì. Comincerò. Amica mia. Ciao Loki! Sì, riesco a bere mentre guido Giulia, però devo anche svitare il tappo della bottiglia e allora lì diventa già più problematica la cosa. Ma è la sfida, vedi? Voglio vedere. Lui mangia mentre guida. Beh. Però è la sfida, amore, devi aprire. Ciao Loki! Facciamo una corsa! Dopo! Sì, drifta pure in breakfast! No, 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 no! Allora, lascio aperto qui e vedrai che ce la faccio. Guarda, però voglio un bevi. L'ho già bevuto. Guarda, guarda Giulia. Adesso facciamo un record della Madonna.
La curva destra. Ok, 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 Loki, fai vedere a tutti i tuoi amici e fagli iscrivere al canale di Marco Drums, forza, portate gente, amici miei, siamo ancora troppo pochi, bisogna arrivare a un millino prima di essere veramente fighi. Sì. Non vale, Marco. Non vale, è arrivata. Adesso bevo ancora, un attimo, perché poi devo andare... alzarmi, sono vecchietto, devo andare in bagno. Per precisare lui è vecchio o no? Esatto, precisiamo. Spero che ce l'hai con me, grazie. Se non ce l'avevi con me, fanculo. Ti immagini? Parole pesanti sono corse nella live di Marco Drums Game Channel. Sai che cos'è? Non si ha il riferimento se stai andando bene o no. Quindi ogni volta che tu stai facendo queste cose devi sperare. Cosa ti ha detto Marco? Ah, ok, che sono figo. Grazie. Grazie, amico mio. Allora ti ringrazio. Lascia stare che ti ho detto quella parolona brutta. E adesso ferma. Penso che un spagno a partire di ora non ci sta. Pettinamo. Aspetta che ti faccio il pettine. Pettini bene. Rimarrà pelato, ragazzi. Mi fate diventare pelato, mia moglie mi lascia, eh. Quindi l'ha detto, eh. Io l'ho già avvisato, eh. Mi fa finta di pettinarsi. Mi sono pettinato, eh. A uno banno faccio no uno spam. Questa cosa Giulia non l'ho capita. Questo penso che sia un codice Morse. Sì, pettina. Allora, bello. Non pettinarlo poi. No, no. Cade tutto. Qui non c'è niente che cade, tutto dritto come un chiodo. Ah. Patatine! Porca! È tutto modificato con il tuo nome. Ti vanno, Marco. Vai, Giulio, prendo io il comando. Per il mio non c'è spazio. Sì, patatini, sto morendo di fame. Ho camminato troppissimo in Francia. Hai fatto cadere una patatina, eh? Mangiavo l'idea. Vabbè, mi accontento di un oro, vi dico la verità. Scialderino hai fatto? Beh, vediamoci la gara da fuori perché comunque... No. Scialderino hai fatto il caschetto e il coso? Perché se l'hai fatto possiamo giocare online, eh? Ha detto di sì. Ha detto di sì. 1,28 ho fatto, ne ha l'altra volta, vero? Dragon Trail normale, eh? È Sharder. Solo amici. È bella bassa sta macchina, eh? No. Vuoi una patatina, Giulio? Bugatti Veyron, raga. Ok ragazzi, se no posso scrivere il no. Ok, bella. Come viaggia Marco Drums? Ah, come Giulia.
Che regalo vorresti? Io sono fermo nella chat ancora a Beckham lì, quello che diceva prima. Non ho capito perché sta cazzo di chat non si... Marco sta seduto, aspetta l'abbonamentino. Abbonamentino fatto, aspettiamo noi dei regalini. Ah, che regalo vorresti? Ti ho già dato un bacio, ti faccio, dai, ti vinco una gara a Trial Mountains con la McLaren. Un bel regalino. Mi dai il tuo telefono? Lo signore di Zux, ero tranquillo fino a mezz'ora fa, Ragazzi, non mi vuoi più con lui? Allora, guarda qua, 3.05, sono sesto, il grandissimo Andrea è secondo. Sesto? Vediamo questa qui. Bravo, bravo Andrea, sei tosto, eh? Sei tosto sta pista. Per quello che dicevi che era facile, eh? Mi dai dei soldi in più? Oh. Ok, ci sto. Potremmo comprare anche... Io Shard non l'ho sentito se ha fatto la macchina, Vedete, questa l'ho comprata. C'è questa da 13 milioni e questa da 20. Ma 13 milioni con domani la Formula 1 non ce la faccio. Vedi, quella che ti dicevo, la MG ce l'ho io, Allora, facciamo invece una cosa un po' più saggia, secondo me. Andiamo a comprare, queste ormai ce le ho tutte perché le ho comprate tutte, qui non devo più aspettarmi più niente, perché quelle che mi mancano sono solo quelle che sì, è figo quel gioco. Com'è Marco fa schifo? Come Marco fa schifo? Che cosa fa schifo? Ho detto fa schifo? No, scusa, quale fa schifo ho detto? Non mi ricordo. Oh, le Nissan le ho comprate tutte, Si vede che mi piace la Nissan, Cosa ho detto che fa schifo, Andrea? Non ricordo. No, chiedevo per la Mercedes. No, la Mercedes è una figata. Non ho detto che faceva schifo la Mercedes. Ho detto che faceva schifo la Mercedes. Non credo. O se l'ho detto, non stavo parlando della Mercedes. Aspetta, adesso ti faccio vedere. Questa mi manca, raga. Abbiamo fatto demo di Mario First Strike ed è figo, la demo. Ma con cosa, Giulia? Con la Nintendo? Giulia! Bene, amici miei! Non si vede bene! Eccoli! Ah, con la Nintendo. No, no, non l'hai detto. Ah, ok. No, no, è una figata, adesso te la provo. Ah, guarda che ci abbiamo questa, la Mazda ne ho due da comprare, cacchiarola, non me lo ricordavo che ce ne avevo due da comprare ancora. Mi mancano ancora un po' di macchine. No, l'ho venduta, ce l'avevo, ma i miei figli mi hanno detto che faceva schifo, io non ci giocavo in portabilità, e ho finito... abbiamo fatto Mario, poi abbiamo fatto Luigi, Dimension 3 mi sembra si chiamava. Poi abbiamo fatto Zelda, cioè tutti quelli esclusive tra parentesi, e poi non la usava nessuno e l'ho venduta. Che colore la prendiamo? Allora, bianca, grigia, nera, gialla, arancione, rossa o blu? Dai ragazzi, i primi blu, dai, un blu, poi Sharder, Andrea... Chi c'è dentro in chat? Stasera non c'è tantissima gente, ragazzi. Cazzarola, chissà come mai. Cosa sta succedendo? Nera. Come? Tu hai detto due colori. Blu. Andrea già c'è. E tu ti ridici, Giulia. Allora. Ma che bella, Andrea, blu. Molto bella. È questa. No, da comprare non ce l'abbiamo più da scegliere. Non ci abbiamo neanche più soldi, ma non mi farmi più. Mi tratti male e vuoi che farmo? Amore mio, ma non è che ti tratto male, del lavoro è lavoro. Allora, proviamola subito. E poi proviamo, ti faccio vedere a Andrea
la Mercedes, perché non ho capito se ho detto io o se non me l'ha chiesto lui, ma mi sembrava di aver detto che faceva schifo. Sì, 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 assolutamente. Sì, giusto, questa... perché non mi fa giocare. Oh, per fortuna questa VGT ce l'ha all'interno. È molto strano, eh? Monza? Sì. Ma una botterella la si può dare sempre, eh? Ho imparato da me, bravo amore. Questa Suzuki non va un cazzo. Scusate, va poco. Giulia, stai rischiando che io non gli dico più a loro di sposarti, eh? Molto, molto rischiando stasera. Stai molto rischiando, eh? Ragazzi, è tutta strana sta... Ma che roba, oh! Ma sta Suzuki! Stai rischiando, eh? Le freccine sul volante. Eh sì, belle grosse, eh? Dovevo proprio metterlo lì lo start e le quattro frecce. Marco, io non ti regalo più niente. Ah, Giulia, oggi Giulia è cattiva, ragazzi, eh. Oggi Giulia è un po' cattivella. Però al povero Marco Drams. Sì, lo so, però Marco Drams oggi c'aveva anche la testa che girava, Giulietta, non si parla così al tuo amico. Povero Marco Drams Games. Pettinati. Chi era lei? Locchi. Però Marco oggi sì, è scattato 12.000 Bitcoin. 12.000 Bitcoin. Bacia Giulio. Già fatto. Ma devi fare un altro. Adesso l'ho riscattato. No, no, ma te lo dico io. Ah, ecco qua Giulio, un bacino extra. 12.000 miticoni risparmiati. Poi non chiudere il sacchetto che fa un bordello, è meglio. Allora, questo muso è gigantesco. Mio amore, fa caldo, tantissimo caldo. Ma perché frena ogni tanto da sola? Perché frena da sola? Ma cosa c'ha stasera, oh? Non si sta mica sfasciando la pedaliera, eh? Frenava da sola? Mica, grazie. Va. Vediamo, scusami. Ti dico, quando vuoi lo dico io. Bello però... Comunque... Grande, arrivo. Fatto, pronto per la lotta. Vai, il grande Samer! Perché caspita, non è che hai la frenata assistita delle impostazioni? No, amico mio, mica sono UBAZRL, che si fa frenare da solo. ABS, pilota automatico, tre indicatori di frenata. Sì. Che cos'è sto indicatore di frenata? No. No, aria di frenata togliamola perché è una rottura di coglioni. Sostituisci l'auto dopo il tracciato. Aiuto contro sterzo. Possiamo fare anche debole. Controllo stabilità sì, perché sennò una rottura di palle. No, non ce l'ho l'aiuto di frenare. È la macchina che non va. No, ogni tanto fa, fa tipo così, ma l'ho notato anche prima. Sono le candele da cambiare. Vorrei che... È un po' il freno quando gli hai dato quella taraccata settimana scorsa. Non ho dato niente. Minchia, l'hanno sentita tutti, amore. Ma parla. Oh, raga, è vero che avete sentito Carla l'ultima volta che aveva giocato che smanettava sul freno di brutto? L'avete sentito tutti? Ciao amici di Twitch. Me lo faceva anche la Bugatti, eh sì. L'ho rotto io, Andrea. Adesso lui lo devo regalare. Ma sì, quando poi facciamo compreremo il Fanatec, non compro più il Logitech. Anche se il Logitech è bellissimo, raga. Lo consiglio. Ma e... vedi solo la pedaliera, non so. Non vendono solo la pedaliera, io trovo a posto. Che roba. Che roba però, eh? Un buon Fanatec. Eh sì, amico mio, un Didi Pro ci sta. Marco Drums Games. La macchina vera.
Grande Julie! Grande Julie! Guida di alta velocità con Lord. Se vuoi te le faccio fare io. Io ho fatto fare a Vittorio, però con la Leaf, non con la cascata. Con la macchina. Ragazzi, io vi lascio, il dovere chiama. Buonanotte, buonanotte amico mio, ci vediamo domani amico mio, dai, domani ti faccio vedere la Mercedes, comunque se c'hai i soldi compralo perché è buonissima, va di brutto, te la volevo far vedere adesso ma alla prossima, lo so, andiamo. Ok. Che botta, arrivo Sharder, arrivo amico mio. Notte Andrea, notte amico mio, grandissimo, buonas noches. Bonsoir. Che bello, questa Suzuki è molto bella ragazzi, è un po' veramente VGT, è veramente particolare, bella. Ah sì è vero, vedi che mi stavo già dimenticando, vado subito, fammi vedere solo un giro, dai non guardiamo tutti e due i giri, tanto lei stessa, vediamo un secondo. Sì, dentro ci sta, eh. Ah, c'ha il visore anche questa lì. Wow! Che bella con la Mazda dietro, mamma mia. Perché l'hanno visto neanche una sfruttata? Neanche una? L'unica Tesla. Però Lamborghini, Ferrari, ok, non vi si passare niente. Sì, quelli con i soldi non vanno in giro adesso. Non male, però se la facessero meno quadrate. Hai ragione, non ho preso questa cosa di farle tutte spigolose. Però se ricordi bene la storia dell'auto c'è stata prima le macchine tutte rotonde, poi le hanno fatte tutte spigolose, poi sono ritornate rotonde, adesso stanno una via di mezzo, un po' spigolose, un po'... stanno ritornando spigolose, Comprai la patente, ma quando stava in vita mio padre non se l'ha mai fatta portare. Quando poi ho conosciuto Lord mi sta facendo fare le guide. Ah, ok, quindi la patente ce l'hai, ma stai facendo le guide per grande. Prendere sì. A guidare. Brava, Giulie. Ah, questo è bellissimo. Ma dov'è la battuta? Solo il caschetto hai fatto, amico mio? Non hai fatto in tempo a fare la tuta, né? Ho detto tutto il casco. Non c'è. Perché a volte deve rifarla più di una volta. Vediamo ragazzi. Schiviscia. Infatti vedi non me la trovava perché. Amico mio, quell'arancione lì con i cosi. Bello. È una figata. L'arancione è moda. Bello, 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 ci sta. Allora, seleziona tutta. Ok, allora devo cercarla, Tutta Sharder. Abbiamo... fatto bene, ma devi guidare, dai. Guida, Giulie, guida. Eccola qui. No. No, veramente. Ah, io adoro guidare. Non guido come nel giochino. Non c'è Sharder. Però guido, adoro. Più lontano andiamo, meglio è. Mi sa che ha sbagliato a condividertela, amico. Riesci a ricondividerla? Non è questa. È questa, questa è sua, Sharder 98. 98, vedi, c'è scritto. Ah. E il casco è uguale, però c'è scritto Sharder davanti. A me ha fatto Marco Dran 17 Games e manca la tuta. Però a volte capita che fa delle stupidate a... Anche non si collega subito. No, lui la condivide ma in realtà non la condivide. Collega bella tutta. Il casco è bellissimo, sì. Bello bello davvero. Eccolo qua. E adesso vediamo un attimo per la tutina. Provate. No, la sta ricondividendo lui. Ma a volte succede. Ma ancora un pochettino? No, non l'avevo già visto, non l'ho mangiato io. L'abbiamo mangiato, mi va morto. Se 2-3 giorni siete via. Ok, vediamo.
Oppure dietro nascosto, non so, andare a vedere. Ho preso, tre. Penalty at Monza. Guarda che bella questa, Sharder. Guarda questa, è gente che le fa con i programmi. Fa caldo, si è sciolta. Si è sciolto. E questo bisognerebbe metterla nel calore, Sharder. Ciao amico mio, Lord, grandissimo. Ciao Lord. Ah, vediamo un attimo se l'amico. Sono tornata, sì. Ciao Lord. Stiamo cercando di tirar giù la tuta, Lordino, ma non ce la fa vedere. Adesso corre Carlo, ti va di correre così dopo se sei stanca. Sì. Almeno giri, sì. Sei giri, solito. Sì. Facciamo un po' di tempo così mi abituo con la... Allora, intanto che Sharder condivide un attimo, ci facciamo lo scambio. Sì, vai. Solito. Solito. Molto caldo, molto. Dove? Caldo. Qui o là? Qui, là, là. Ah. Peggio di qua? Vai. Un attimo, che sennò si ribalta tutto qua. Sì. Sì, sì, sì. Mancavo? Sì. Sì, ma poi sono qua, mi tratta male, Giulio. No, ma sì. È vero o no? No, non è vero. È vero? Mm. Oh, eccola qua. Oh, grande Sharder, vedi che a volte si bugga. Amore, io. Dai che collo per te. Oggi è tempone. Ciao, Vanina. Oh. Grande, grande Sharder. Guarda che Olly deve andare giù, mamma. Che bella, bella livrea. Deve andare giù. Sì. Vai giù, con la nonna. Bellissima. Allora, andiamo a condividerla subito. E andiamo subito in live, ragazzi. Andiamo subito in lobby. Wow, c'è il ventilatore di qua, così. Sono scherzi. Giulia, comunque il colore dei capelli sono bellissimi. Bella. I tuoi, fantastici, mi piace tantissimo. Bella, bella tutta, ragazzi, sì. Dal blu al rosso. Ok, installazione riuscita, perfetto, perfetto. Andiamo a vedere. Hai fatto la lobby, Sharder? Sì, ho già fatto. E sei uscito a condividere, è uscito. Ma. Che dici sempre? Bello, bello. Sì. Grande, grande, grande. Grande Sharder, velocissimo a fare le cose, eh? Grandissimo amico mio. Ormai penso che Sharder faccia occhi chiusi. Sì, sì, è fortissimo. Deve andare vai a impostare bene, tutto. Cambia, cambia, sempre bella per il tuo amore. Ok, mi piace quando prende, entra subito, subito, subito. Mo che entri, guarda, mentre prima la livrea che devo finire. Vediamo, vediamo lui. Ah, che macchina è questa qua? Ah, è la McLaren. Bella. Aspetta, tanto non è il giro, fermati un attimo che la vediamo. Fermati. Ma vieni un po' avanti, beh qui non si vede una sega, vieni avanti. 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 Allora, avanti. Così. Vai così. Così. Vai così. Vai così ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un pelino. Girati, la ripresa è. Adesso quando fai la curva si vede il fianco.
Vai ancora un po', vai così, vai così. Stop, 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 stop. Ok, adesso si vede. Bellissima, la voglio anch'io così. Bella, 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 bella. Vai, corri pure, però con che macchina stai andando, amico mio? Ah, io vado con quell'altra là. Dobbiamo correre con la McLaren, eh? Vai, amo, provala. Sono macchine nuove, amor mio. E prova a vedere se ti trovi, se non ti trovi, che non ti piace la macchina. La... Deve ripigliarsi un po'. Beh, la prima volta. Se mi lasci il piedino lì per quello che gli dai le tecche. Ok. La macchina mi dai nuova e non posso mai farti. Vabbè, andiamo con quell'altra, mio amore. È una macchina nuova, si vede per fare le livree nuove, per essere sempre aggiornati. Andiamo con quella vecchia, provala un secondo, poi dopo ti do l'altra. No, questa non ce la fai a fare in pieno, eh. Questa è tosterella, eh. È una McLaren, eh? C'è troppo cavalli, poi faccio figura che non riesco. A me c'era la livrea. Chi c'era quell'altra, no? C'è la NSX. La NSX, che è questa. Che è quella col corso, giusto? Un bregali TV. NSX Sharder. Non gli piace la McLaren. Neanche l'ha provata, però fa niente. Saresti squalificato. Se esci così e passi la riga bianca sei squalificato. Ma non doveva fare tutto lui? No. Questa è quella che conosci, quindi non c'è cose della macchina. Infatti, vedi come sono giusto. Vengono tutte le bolle sui piedi, ragazzi, del carole. Mamma mia. Sono bolle di calore. Io c'ho le bolle però, non è che c'ho l'acqua francese, io c'ho l'acqua italiana. No, non si deve fermare. Beh, o metti una punta o scaldi. Gas, 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 gas. Grande amica mia! Potete infatti imparare l'orge, ricordati come dice. Dici che devi andare con una NSX per farti le prove. Di noleggiarne una. Ah no, l'ho fatto. Piede dov'è? No, ma l'ho fatto adesso perché ho preso sbagliato. Non ho molto visto quando hai tolto il piede. È un riflesso che fai. Sharder è passato. Sì, sì. Giocare con lui. Prona, eh? Sì. Fare il... Come non puoi guidare con la curva lì di merda? La merda. Attenzione. Sì. Poi chiede dove è andato. Ma adesso amore, quando sono fuori, se no devo schiacciarlo. Non è che chiedi che rimani così, rimani così normale. Aspetta, dai. Deve schiacciare la curva. Dai. Concentrados. Dai mio amor, concentrato. Con le gira intorno al ventilatore. Spera. Due? Vado.
adesso molli. Concentriamento, sei già atto giù lì. Sì, è vero. Adesso l'ho fatto 1.32. Asfaltato in giro. Oh, Lord, hai la possibilità di andare... Adesso mi dai il tempo di la mea, di Emma. Senza dire parolacce, dai. Allora, hai la possibilità di andare... Aspetta che voglio vedere Lord, se... Lord, hai preso... Hai tempo di vedere un attimo, perché se stai vedendo la live in TV, se sei sul cellulare, no, di andare a vedere il mio canale YouTube. Ho messo un giochino che secondo me se lo vedi lo compri subito. Bella sta macchina. La NSX è tanta roba. Invece la McLaren... Ci devo prendere la manina, perché è tosta la McLaren, ragazzi, eh? È tosterella. Cosa? Vabbè, sei 1.35, bevi, eh? 1.32 Shard, che ha molta più esperienza di te. È tanta roba, eh? Vero? Bevi di te. Impegnati, se fai delle curve le fai ancora sbagliate. Invece di cannarle tutte le volte, vedi gli errori, non commetterli più, ma sei brava. Col piede lì? Ma facciamo tenere l'equilibrio. Dopo, quando devi, sei lenta per frenare. Mola, mola. Questo ti fa perdere un sacco di tempo col cellero, questo cellero tu. Devi solo tirare su. A metà pedale. E se stacchi il piede poi perdi tempo. Stacchi a cellero, la macchina va tutta scemonita. Cellera. Quando vedi che freni troppo, molla un attimino il freno e cellera prima. Freno. No, mio amore. E qui sei stata proprio disattenta, sei andata sul muro. Lì basta solo che deceleri. Tiri. No. Se vuoi frena, ma basta solo che quando arrivi sul pezzo dritto deceleri e devi testarla prima. Lo so. Non dire a me quando faccio le prove sul circuito, che faccio 50.000 volte le piste, poi faccio il circuito, sembra che non ci ho mai corso. Il Nürburgring sembra che non ci ho fatto mai una gara. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti, sta correndo Carla Bragali. Ciao amici. Oh Batman, grazie mille Batman che mi hai seguito, grazie. Giulia è un po' disattenta, la mia amica moderatrice più brava del mondo. Giulietta, ci ha seguito l'amico Batman, grande Batman Warrior Pro, grazie amico. Dai, impegno mio amore. Brava. Gira. Ah! Infatti mi ricordavo di te, sinceramente, però visto adesso ti ha seguito. grande Batman. Infatti è un po' che non venivi anche, tra l'altro, né amico mio. Vabbè. Facciamo finta che sei arrivato stasera e non ti conosco.
Ciao Batman, mi raccomando, segui il mio canale YouTube, faccio video spassosissimi. Tra l'altro oggi ho fatto un video di una di una motoretta, mi era crashato, grande. Minchia, queste cose tecnologiche, siamo nel 2020 che andiamo sulla luna con i razzi che si riutilizzano, ma internet fa schifo un po' in tutto il mondo, eh? Siamo veramente avanti in certe cose, in altre per me facciamo veramente un po' pena, però è così. Siamo un mondo bello, variegato, e un mondo variegato. No, amore, sta correndo. Ah, grazie, vecchio Batman. Bella lì, vecchio Batman. Dai, quando vuoi passa, amico mio, che sai che ci divertiamo, eh. E, amo, hai trovato la porta chiusa? Grande. Grande, mio amore. Grande Batman, grazie che sei passato a salutare, amico mio. Stammi bene, buona serata. E quando vuoi sai che noi siamo qua, eh. La Giulia stasera è terribile, eh? Grande, 582, amici miei. Dai che arriviamo a 590 entro il fine weekend, il fine weekly. Grande amore, così si corre. Gas. Bravissima. E poi quando sei in sottosterzo, sì, meno 8, eh. 08. Troppo, aspetti troppo a girare. Yeah. Anticipa la curva. Io devo frenare lì. Ma frena, mo. E frena, ma devi anticipare la curve. La curve. Charder, se vuoi fai partire la gara garuzzola, eh. Però se fai la gara così, sei no, giri così. Non faccio quella gara così. Ora amore, è di là, non lo so, dopo lo vediamo. È di là, sulla cosa? Sopra il mio coso, mo. Marco, io devo andare perché sono saliti i miei parenti da Roma, sono passato con il suo. Oh, Batman, salutami i tuoi parenti da Roma. Se mi dici i suoi nomi, io li saluto in live. Parenti di Batman, ciao da Marco Drans Games Channel, un saluto e un abbraccio. Dov'è Shader? Sharderino, parti! Vai Sharder! Sharder, parti con la gara! Ah, che caldo, va a caldo l'acqua, caldo per te. Vai, 3, 2, 1, e andamos! Ciao Marco, a lunedì, che domani non posso. Va bene Batman, a lunedì allora, a lunedì alle 9. Ciao amico mio, ciao, stammi bene. Ciao. Ti voglio bene, Sharder! Sì. Guarda la mia vecchia concentrazione. 3, 2, 1, vai, Sharder. Vamonos! Vamos alla playa. Oh. 32, faccio 35. Ma perché da qua? Perché continua a cambiare sta cazzo di visuale? Non lo so. Brava nemica mia, bellissima, vai, grande. Sì, si impegna adesso, eh. Fai l'ultima frena, piuttosto è meglio frenare un pelino. Ciao amici di Twitch, grandissimi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, ragazzi. Dai. Domani c'è la gara di Formula 1, 60 passaggeri, quelli che fanno loro, che non so neanche quanti ne fanno, non voglio neanche saperlo, perché dovrò stare un'ora e mezza, un'ora e 40 seduto sul divano a fare la gara insieme a voi in Canada. Formula 1 2021 e al 28 di questo mese Formula 1 2022, Day One Edition, amici? Vi aspetto, mai cannata questa qui, adesso l'ho sbagliata. Non fa niente, the show must go on, si va. Anticipa un po' le curve. Molla, frena. Tira. Hai visto quando hai girato? Troppo tardi. Gira prima. La macchina, quando tu giri, lei comunque va avanti. Devi girare un po' prima, mio amore. Frena. 50. 120 è quella di là.
Adesso ragazzi, dai che adesso corriamo. Guarda, giusto? Buono. No. Sì. Sei uguale. Gira il primo. Gira già. Anticipa. Bravissimo. Ciao ragazzi, amici e amiche di Twitch, benvenuti. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Frena. Prima di 100. Ok, molla, accelera. Fa vedere amica mia chi è Bragali TV. Brava. Stai sulla sinistra. Ok, 3 secondi in meno, eh. Frena adesso. Frena. Ok, accelera. Beh, dovrai migliorare prima o poi, però falla così. Quella si fa in pieno, si molla solo un po' il gas. Seconda, amore. No. Terza, 100 passa all'ora, vai fuori. Seconda, devi puntarla giù in seconda. Quando vedi che sei dentro, che sei bella bassa, poi apri e te la tieni dentro. Terza è sbaglio. Va fuori, troppa velocità. Bella Manuelito! Manuelito, nannannito, è venuto annannito. Vabbè, faceva cagare, scusate. A volte mi vengono delle canzoncine cagose. Ciao amici e amiche di Twitch. Sì, basta che non abbiano il copyright. Allora si può fare tutto quello che vogliamo e insomma. Ciao Marchito, bella Claudina. Claudia, ma chi è sta Claudia? Ma chi è sta Claudia? Manuelito, ma che ti fulmina con gli occhi. Ha due occhi con fari abbaglianti e ti sta davanti e stai molto attento che diventano laser. Giulia, pensaci tu. Frena, fare frena. Un avvertimento. Avvertimento primo ban. Grande, mano. Si chiama sempre Claudia, lo fa per gioco. Perché se lo faceva davvero, ci penso io. Anche perché Claudia è una mia amica di Facebook. Che è la moglie di Kensei, che giocavamo una volta insieme e eravamo dei figli della Madonna. Frena, seconda, frena, adesso sei in seconda, adesso stai dentro, vedi? Se vai in terza, se vai in terza vai. Esagerazione, Sharderino, 1,29? Vai Sharder, vai così, che sta un po' arrivo. Che esagerazione, days gone, one, frost, track. Tutti i termini inglesi per dire stica. Stica Sharder, 1,29,4, eh. Tanta roba 1,29,4, amico mio. Troppo lenta. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, se volete iscrivetevi al canale, grandi. Sì, mia moglie poteva morire. Quella era stata bella. Frena. Puoi frenare anche a 100, perché vedo che freni sempre prima. A 100 giusto. Io freno a 100 giusto. Un pelino prima. Sì. Come quello dei negozi dei cosi americani là. No, qua sbagli sempre, ma non riesco a capire perché sbagli. Ma neanch'io! Cioè non ti ricordi, sei peggio di me. Io pensavo di avere una memoria dei cavolini di Bruxelles. Frena. Seconda. Ok, vai. Accelera. Adesso accelera. Bravissimo. Dai, fai l'ultimo almeno, così fai vedere che stai. Rieccolo!
No, è un giochino carino, ino. Carino, ino. Non è male, è un giochino di quelli con le motorette, ma ha fatto veramente truzzo, quindi ci sta di brutto, Shard, Lord. Sì, no, non è delle tue corde, di quelli di decostruzione alla Spill Force e company, eh. Però è carino, carino. Ci ho giocato prima e mi sono divertito un botto, con la motoretta lì, che fa le pinne. E la usi anche per aprire l'ascensore, hai visto? Dico più. Seguite il mio canale YouTube, ragazzi, perché ci sono un sacco di video. Ho fatto 4 video di giochi nuovi che ho portato proprio ieri e oggi, eh. Veramente sta merda. Doveva cadere Joyce, anche quello. Bene, vai, così, senza andare a sbattere, ma così è giusto, se la fai così sempre è perfectus plan. C'è ancora un altro giro, attenta al P6 sul prato, però esatto. Ho fatto un video anche da Dakar, comunque, eh. Allora, prima, quando ci siamo lasciati oggi, mentre vi stavo seguendo, caro Lord e Giulie, ho detto, c'è che proviamo mezz'oretta di Dakar, perché comunque mi faceva un po' male la testa, volevo riposarmi, no? Un po' di fiumettino e ho detto, c'è che facciamo una prova del gioco di Dakar del 2018, no? E niente, Giulia, parto. Dopo la mia brillante deduzione, dopo 40 minuti che stavo correndo con sto cavolo di camion, è che è 350 km. La garettina più stupida c'ha 300 km e sono dovuto stare 54 minuti a farmi la gara di camion, che tra l'altro poi ero pure arrivato primo, ma con una penalità che non so dove l'ho presa, sono arrivato pure secondo, quindi posso farti capire che rottura. Però mi sono divertito, bellina come... Graficamente non siamo ai top di Gran Turismo, però non era male. No, Carla stasera non riesce a farlo. Non l'ha fatta una volta, forse un paio di 16 giri, 12 giri, due volte. Mi fai ridere, Marco. Sì, è stato... Sai che faccio una garetta, giusto una mezz'oretta, per vedere com'è il gioco, un 2-3 gare, no? E invece mi sono peccato, ciao Loki, 350 km di gara di camion su... Che poi non si capisce che a volte bisogna tornare indietro, bisogna andare avanti, è un casino incredibile, Dopo. Allora, bellissima, anche se adesso siamo su la Honda, la NSX, per la gara di Formula 1 aspettiamo, così ti dico se riesco a farla, e stai sempre, vuoi tanto, al 22 dobbiamo farla insieme, esatto, assolutamente sì, fai Monza, Sharder, vuoi far Monza? Bella tuta, bellissima. Anche se Nürburgring 1, magari su Nürburgring. Cosa dici, Chad? Vai, Nürburgring. Nürburgerino, ragazzi. Volete il Nürburgerino con Carla? Che magari una? Un giro? Monzina, no, vuole fare Nürburgerino, Chad. Monzina. Anche Monzina, quello che vuoi tu, mio amore. No, Nürburgring è un giro solo. Nürburgring un giro, sì. Fai solo un pezzettino per abituarti. Nürburgerino, vai. Fai partire la finiamo la gara. Ma dai, se parti così, fa la prima, sei già fuori. Devi provare un attimino. Non fai tutta la pista intera, ma devi provare un po'. Nürburgerino, amigos, amigos. Nürburgerino, amigos, amigos. Oh, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, amici miei. Mi mancava questo che caldo ogni 10 secondi. C'hai anche un ventilatore sul 2 che ti punta addosso, eh. Sì, lo sento. Due però, ventilatori abbiamo. Però fa caldo. Vabbè. Io sto bene con due ventilatori. Sono fatto male io. Vabbè. Dai, corri, va. Ho buttato un occhio anche a Dakar.
Sembra carino. Sì. Per 1,99€ Lord è carinissimo, ti dico la verità. Anche tu Lord, vai a vedere, ho messo 3 o 4 giochi nuovi oggi. Graficamente non è male, Lord. In più... Allora, puoi andare pure. Con questi panini. È un hamburgerino. E in più... Questo fa partire da qua. E beh, sei lì qua. Ok, già ho sbandato. Partiamo benissimo. Non bene, ma benissimo. E in più puoi correre col quad, con la macchina, con tipo dei sidecar, una roba del genere, o col camion, o a piedi, con la bicicletta, nel deserto. Che dritterella, ho visto, amico mio. Tanta roba, Breakfast è un giocone, eh. Breakfast è un giocone, peccato che non viene visto proprio. Ecco, è quello che ti avevo detto di provarlo, ma perché... Che lampata. Charder che lampata è stata bellissima. Allora 1,99€, se vuoi approfitta perché costa 40€. Non ricordo, ma non fate riportare le notizie. Uè, Zubi! Grandissimo Tuvituzzo TV! Come stai, amico mio? Grande, stasera veramente seratina scialla, Zubi, è tornata Carla dalla France. Mi mancava e con la scorta. Va bene. Finiscono. Vuoi venire qui all'Urburgerino? Dai, vieni dentro. Ciao cara, ti saluta Zubi. Ciao Zubi. Allora, vieni dentro. In teoria la lobby c'è già e è aperta agli amici, quindi credo che puoi entrare. È vero? Allora, stiamo facendo un hamburger perché piace a mia moglie, però così. Ah, ok, grande. Dove? Perché non è da tanto che non gioco qua. No. Grande, Zubi Tuzzo, grandissimo. Non dico a mia moglie, ma... Sì. Oh, eccolo qua che sei in distanza. Sbagliamo solo due curve e basta, no? Sì. Stasera è una serata molto calda, Zubi. Una serata, dai, ci becchiamo in pista, grande. Facciamo questa, poi ne facciamo una io e Sharderino e ne facciamo un'altra con te, poi chiudiamo la live, quindi questa adesso corriamo un giro per provarlo e poi dopo facciamo un giro di gara. Ti dico già che mia moglie potrebbe anche darti qualche botterella. Non è una cosa che fa, ma potrebbe anche succedere, quindi se succede non te la prendere. E assolutamente, ah, io ti faccio sconcentrare, mo. Dai cazzo, sei andata contro il muro. Che miseria. Sharder con la... va, dai che ti scorda. Vai. Bravo Sharder. Vai Sharder, scortala. Grazie. Ah, bellissima questa, raga. Parlo di quelle cose. Sharder che arriva. Dai, vai, passa Sharder, fagli vedere come. Vai Sharder. Con l'onteggiante del non mi ha ricordato la pastiglia che mi ha seguito, ti ricordi? Non si dice, amore mio, mai queste cose. Cazzo. Vabbè, ma non si dice, vai. Vai. Era la polizia che ha messo il lampeggiante, seguimi fino all'angolino per vedere se era posto i documenti. Tutto lì. Bravo Sharder, vai, go. Go. Quasi centrato Sharder, molto... No. Perché perdi? Ma scusa, c'è qualcosa... No, mo, se tu chiedi, se vai sul... sono andata sul verde. Sei andata sul verde, stai attenta,
C'hai una NSX, ragazzi, una Honda, 1000 cavallozzi. Sharder, hai rischiato la vita, eh. Io si è buttato fuori piuttosto, raga. Possiamo capire il livello di sportività. Sportella, esatto. Lord. Sportella, vai. Dopo faremo Lord, una lobby con Breakfast. C'è anche il mitico Lord, farò correre anche Carla. A sportellate ci si massacra, lì davvero c'è da divertirsi, eh. È un gioco, si chiama Breakfast. Si può andare addosso, anzi è un gioco fatto che devi andare addosso agli altri. Oh Lord, allora va bene per noi due! Loro sono troppo precisini! Si va dentro, ci si sportella, eh? In settimana la facciamo, ragazzi. Facciamo un breakfast, eh? Cosa ne dite? Che poi tra l'altro volevo. Ciao amici della chat, grandissimi, volevo. Se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi, grandissimi, dai che arriviamo a 590 nel weekly. Domani farò la gara di Formula 1 del Canada integrale, avevo detto integra. Allora vediamo, vi dico già l'orario, ve lo dico adesso perché la facciamo intera, eh? Canada 22 orari. Allora le qualifiche alle 22. Ho preso troppo. E la gara? Aspetta. Così. Vai. Chiaramente è in Canada, raga. Vai. No, io non credo che riesco a farla. Sì, effettivamente. Vero? Cioè, scusa? Non facevo leggi là, mancano tra i moduli. Cioè, sembra un po' sulla. Ok, allora ragazzi, domani sera Formula 1 alle 20. Sharder, tu ci sei? Poi quando hai un attimo di tempo rispondimi, eh. Iniziamo la gara alle 8 di sera, alle 20. Quindi domani pomeriggio porteremo Gran Turismo a un altro gioco, ci vediamo tutti alle 3, o forse facciamo dalle 2 domani, forse anticipiamo un po' così finiamo, perché non è alle 21 la gara, ma è alle io di solito mi collego alle 21 dopo mangiato, così stiamo un po' tranquilli, invece essendo alle 20... Muori già tutti dopo, no? Sì. È vero? Veramente, si facevi in Monza, ma comunque... Tanto che non giocavo. Prima non facevo così. No. Anzi. Ero anche bravo. Cioè, va, non mi fanno neanche più, non vedo neanche più. Quando vedi una curva frena, ma non è che devi dare tutte a 150 all'ora. Qua sono tutte. È il punto dove sono tutte lente. Penso di sì. Ok. Allora, se. Esatto, se c'è l'imprevisto, niente, io comincio e la faccio contro il computer. Se invece ci sei, me lo fai sapere prima e ci colleghiamo alle 7.45, così facciamo la pre-lobby, tutto quanto, il primo giro, la sessione di qualifica, così alle 8 incominciamo la gara proprio, eh? Perché la cominciano anche loro in live, in real life la gara. La facciamo nello stesso orario della gara reale. Un'ora e mezza. Bella Canada, bella pista. E quindi adesso. Mi ricordo che era palla anche la prima, eh? Sì. No. Quella va giusto. Quella la prendi di buona, la seconda devi. Avevi messo solo amici Sharder? Sì. Vertex e Sport. Sai di chi è amico? Non credo mio. Vai. Ok, dai. Facciamo partire, corro io? Sì, vai te, Marco. Sader, grazie, scusa, troppo la testa. Vai, sposta, dai.
mettiti di fianco. E fammi andare lì però. Perché se no non mi ricordo più niente, sai? Ha fatto un sacco camminare, alla sera tornava alle 10, poi finisce così. Adesso con arrivo dal lavoro vado subito. Allora, puoi partire anche subito, sinceramente. Subituzzo. Con una Lancia Delta. Zuvituzzo è mio amico, sì, Zuvituzzo TV, ti ricordi? Vertex, ciao Vertex, non ricordo, può anche essere un nostro amico, di Twitch. C'è Batman. Comunque potresti fare, sì, Batman l'ho salutato prima. No, è quello che sta con noi. Se è suo amico, può essere un amico di Zubituzzo. Ma si può far partire? Ma giocate a Norburgeri? Sì. Allora, vediamo un attimo perché c'è qualcuno. Che macchine hanno messo loro? Non lo vedo neanche le macchine che hanno messo. L'Abarth e l'HF. Vediamo un attimo con che macchine stanno correndo. Allora, lui con l'Abarth. Ah, con la 500? Non so, probabilmente vorranno correre con le 500. E Zubi era dentro nella live, quindi, madonna, è imbarazzante l'online di questo gioco. Non riesco a capire perché l'hanno fatto così e non lo sistemano. Con la macchina che va così scappi è una cosa assurda. Ah, Vertex è andato fuori. Grande, grande. Ma se fai partire la gara che cosa succede, Shardel? Fai pure partire la gara, amico mio. O c'è qualcuno che non ha... Come si fa a interagire con la chat? Non voglio segnalare... Voglio scrivere. Non mi ricordo mai come funzionano le cose, raga. Ok. Aspetta che scrivo. Allora, Vertex ha scritto Go. Ok. Vediamo. Noi cosa siamo, Sharder? La NSX e GR3? Allora, ciao Joe. Allora sì, Vertex penso che si conosca con il mitico Zubituzzo. Ma la NSX è... È GR2? Cioè che non lo so. Allora sì, allora mi sa che la NSX
Ah, è GR2. Si può mandare l'emote, no? Ciao Zane, grandissimo! Ciao amico mio! Dai, 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 partiamo, aspettiamo! Ok. Vai, 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 Charger! Dicono tutti go, go, go! Grande Zumi! Unanismo, quindi? La Nissan GT-R. Tra l'altro io sto correndo anche con la macchina di mia moglie, vabbè. Ah, vabbè, non è un problema. Già è un disastro star dietro con l'online. Guarda, star dietro a Zubi. Dai, sei serio? Vediamo come glielo facciamo sapere di uscire. Finiamola, dai. Tu vai a vedere gli altri allora, se puoi vedere. Guarda se va veramente, veramente più forte l'anismo. Se no poi gli chiediamo di cambiarlo al prossimo, dai. Facciamo un giro, tanto sono 6 minuti, Shard. Così mi abituo un po' anch'io. Ciao amici e amiche di Twitch. Come ho fatto a scrivere? Dobbiamo prendere il Dragon Trail, la pista, eh. Questa qui è una merda da fare così, perché se uno va via o sbaglia un pelino praticamente non li ribecchi mai più. Invece nell'altro modo, nelle piste quelle, dai, che palle, non me lo ricordo mai sta qua. È il modello GR2 quella Nissan, quindi va bene. Dopo ti scrivo una cosa su WhatsApp, Sharder.
mio Dio, tutta sui cordoli. Mamma mia, sono stanco anch'io, ragazzi, eh. Sono stanco anch'io. Tutto il giorno a giocare. Ho fatto il record anche oggi su prova il circuito Nürburgring. Adesso vado qui e vado fuori come un pischello. Perché è veloce? Perché quando la prendo in mano io con la macchina lì non va veloce. Vabbè, adesso ho cannato. Nürburgring proprio. Possiamo fare Dragon Trail la prossima, oppure quella là che facciamo sempre? Ok, la Nismo cosa vuol dire? Non è GR2? Questa pista qua, ma perché entrano? Bisogna mettere il limite, eh? Charder, siamo 1, 2, 3, bisogna mettere il limite, quando siamo dentro entrano dentro un sacco di gente. Adesso rifai la stanza, siamo in 4, metti il massimo limite 4. Bella raga, bella Zuvi, io non so ancora se Zuvi è dentro nella live oppure è uscito. Facciamo un'altra garetta. Se puoi aspettare un attimo è meglio. Esatto, esatto, esatto. Fai l'altra lobby, Dragon. Metti il limite tutti con lo stesso limite di potenza lì, quello che porta tutti uguale. E volevo scrivere a Zuvi se veniva a far Dragon, ma sei uscito prima. Sì, Dragon va bene. E metti massimo 4 persone, solo amici. Così se per caso entrano solo noi. A parte che magari quelli erano amici di Zuvi, perché la lobby possono vederla o solo i nostri o quando è dentro Zuvi i suoi amici. Io adesso non so se Zuvi è dentro nella live per vedere se riesce a fare anche questa. E dopo di questa, amici miei, vi saluto perché sono veramente, veramente muertos. Avvisa quando è pronta la live, io sono stanchissima. No Tomahawk, ha scritto il tipo.
Se puoi evitare di buttare sotto stufa è meglio. Nientes. Ancora nientes. Grande. Posso farla ancora con questa qua. Però prendo quella mia, non quella di mia moglie. Tra l'altro ce l'abbiamo la GR Nismo, eh? 851, i cavalli sono più o meno quelli. Sì, l'abbiamo già fatta, Zuvi. Ti stavo scrivendo, ma ha chiuso la lobby Sharder. Stiamo facendo con un'altra pista. Dov'è la mia macchina? La Ferrari FXX la odio, nel senso che mi fa cacare. Cioè, nel senso, è bella. Beh, fammela provare, dai. Ok. Fammi provare se mi trovo, perché... Mamma mia, ste impostazioni che continuo a passare tra me e Carla, e poi non ho... mio Dio. No, che rottame. No, Sharder. Sono troppo stanco per farlo con la FXX. Non tiene la sega. Allora, vediamo un attimo. La NSX. Zubi, il tuo amico, se potete, stessa categoria. Oh, Vertex! Grande Vertex! Dai che si è scritto il grandissimo Vertex. Anche tu hai un canale, credo. Dopo mi scrivo anch'io a te. Allora, Zubi e Vertex. Aspetta un secondo. Alla NSX, dai, la NSX. Io corro ancora con la NSX, ragazzi. Tanto Sharder con limitatore di potenza vanno bene tutte, comunque. Ok, dai ragazzi, andiamo più sul circuito alle nostre corde, perché il Nürburgring grande Vertex e Zuvi l'abbiamo fatto per mia moglie che voleva correre, però ho fatto su un casino, e sinceramente anch'io ho fatto un casino, perché mi sono girato 3 volte. Qui diciamo che è più un po' nelle nostre corde, anche se io non vedo dentro Sharder. Ah, ok. Avevi fatto tu la lobby e poi non ti vedo più. Allora, il più puliti possibili, che a noi piace correre per divertimento. Il mio amico Zuvi, anche lui gioca a Warzone, che ci facciamo delle gran belle live insieme, è veramente bravo. Ciao Vertex, grazie del follower, amico mio. Dai che ci facciamo qualche bella corsettina insieme, grande. Allora ti dico, io sono stanchissimo e ci facciamo questa, poi io stacco davvero, ragazzi, scusatemi, ma non sono come grande Zuvi che gioca fino alle 2 di notte e non so come fa il grandissimo. Io sono veramente un po' vecchierello e stanchino, Che macchina, tutto quello che vuoi, GR2, va bene anche quella di prima se volevi. Noi stiamo usando, almeno io sto usando la NSX, non so che tipo di... Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, benvenuti e benvenute. Se volete usare una GR2, tanto guarda Zuvi, l'importante è divertirsi, te lo dico sempre, e come tutte le volte anche quando giochiamo a Warzone. Dopo che arriva primo è solo che è stato bravo e finisce il discorso. Non vince premi, non vince soldi, non vince fama, non vince nulla, vince solo un bel bravo. Vero raga? Un bel bravo. Bravo.
Quindi prendete la macchina che volete, fate qualche giro e poi partiamo subito con la gara. 6 giri e ci vediamo domani tutti, amici miei, pomeriggio non so con che gioco, invece alla sera alle 8, ci vediamo con Formula 1 2021, Canada, la gara reale. Ciao Giulia, ciao Lord, notte amici. Ah, vedi, ranked, sì, no, caspita, io non ce la faccio più a fare quegli orari, anch'io una volta facevo orari con Call of Duty belli tosti, notte Lord, notte Julie. L'hai visto, mio amore, come si prende la curva? Dai giù un attimo, e non è che sono il più bravo io, però si dovrebbe far più o meno così. Ciao Lord, ciao Giulia, grazie dell'abbonamento e davvero davvero grazie di essere stata a far la moderatrice oggi e di delle live fighissime che facciamo insieme. Grazie Giulia, Lord, buonanotte, ci vediamo domani. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti Gran Turismo 7, partita lobby tra amici, grande Zubituzzo TV, mi raccomando di andare a seguire anche il suo canale ragazzi, se non siete iscritti al mio iscrivetevi anche al mio canalino ragazzi, Marco Drums Games, abbiamo una mega scuderia che si chiama Scuderia Corse, Marco Drums Games Channel Shadow Design, Bragali TV, vabbè adesso dobbiamo dargli un nome un po' più corto, però questa è una figata, quello qua. Dove fa parte anche Andrea, il mitico Andrea, e il mitico Loki, maestro driftatore, E invece poi abbiamo il maestro livreatore che fa delle livree pazzesche, che è grandissimo Shard, che sta correndo con noi. Ho cannato completamente l'ultima curva. Caspita, come hai fatto prima Shard a fare quell'1,20 e rotti? È stato bravissimo, bravissimo. Porca, a questo giro mi è andata via. Tre giri, uno più bello dell'altro, e guardate cosa combina poi qua, diciamo. Guardate cosa mi combina. Bella Zubi! Bella Vertex.
Possiamo anche... Finiamo il giro, ragazzi, possiamo anche partire, visto che io meno di 1,31 ho fatto anche di più. Ho fatto un bel 1,31, ragazzi. Ciao, ciao Kevin, amico mio, come stai? Grande! Stiamo facendo una robitina col mitico Zubituto TV, Kevin Sharder Design, il nostro amico grandissimo liberatore, bravissimo Sharder, e l'amico nuovo Vertex, grandissimo, si è iscritto stasera al nostro canale, è l'amico di Zubi, grande grande grande, e va forte, e va veramente forte. Guarda qui, oh, ciao, buonanotte, grande Kevin, puoi far partire, tanto questo è un giro andato. ...1,32 addirittura. Allora, questo è il Zubi con la Atenza, penso, è l'Atenza questa? No, la Lexus, la Lexus. Madonna, ragazzi. Imbarazzante l'online di questo gioco. Guardate come fa destra e sinistra, come se fosse un giocattolino. No, davvero, l'online di questo gioco è imbarazzante, ragazzi. Vabbè. No, no, Carla è tornata, amico. È già a casa, è già casina casetta. Ah, quando non mi tirano... Perché non va? Perché non va? Ma vai a cagare. Ma che cazzo c'ha? Ogni volta c'ha qualcosa. È vero, mio amore. Cosa è combinato, Sharder, amico mio? Madonna, ma come fanno ad andare così veloce? Non è possibile che sono le macchine... Non c'era il limitatore, Sharder? Forte! 1,33 Vertex. Viaggiano, viaggiano, eh. Ma è veramente... Mi sembra veramente troppo... veloce, boh. Che non riusciamo a stargli dietro. Beh, Zubi è grande, ragazzi, corre, viaggia, lui sta anche muto quando gioca, che si impegna proprio a correre. Il grande Vertex non lo conosco, però se c'è scritto eSport magari è un ragazzo che fa gli eSport, quindi ci dà dentro The Brute. Ciao amici e amiche di Twitch,
Non state. Stiamo facendo l'ultima galettina. Il problema è che proprio non li vedo, ragazzi, quindi non capisco se vanno davvero forte o se c'è una qualcosa alle macchine. Madonna, ma che roba. Tanta differenza proprio. Dici? La Nismo e la Lexus. No, no, per dire, sono bravi, cioè non, pensa che me frega a me, cioè a me l'importante è divertirmi, raga. Però mi sembra che vanno un po' troppo veloci, capisci quello che voglio dire? Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, benvenuti. Domani ore 20 faccio la gara di Formula 1, Gran Premio del Canada. A parte che sto proprio andando piano anch'io, Androsca, aumenta di giro dopo giro. Gara in solitaria. Allora ragazzi, io comincio già a salutarvi, grazie a tutti quelli che sono stati dentro stasera per essere stati nella mia live e con me a divertirci, a ridere e scherzare, le nostre live sono divertenti e giochiamo per il puro divertimento. E ragazzi, domani pomeriggio ci sarà un gioco che non so che cosa porto e alla sera invece faremo... E non so neanche se domani pomeriggio faccio live, sinceramente, perché è arrivata mia moglie, magari stiamo un po' insieme. E domani sera ci vediamo ore 20 con il Formula 1, ragazzi, con il Formula 1 2022. Esatto, ci vediamo col Formula 1 2021, invece il 28 ci vediamo col Formula 1 2022. L'ho già preordinato, ragazzi, quindi manca solo di aspettare di scaricarlo e poterlo giocare. Kevin, buonanotte. Buonanotte Zubi, buonanotte Vertex, buonanotte Sharder, buonanotte Bragali, amore mio. E sto morendo di sonno. Bella Vertex, sei stato bravissimo, grande. Bella Zubi, grande Zubi.
bella raga, grandi, grandi, bella gara, bella gara. Il mitico Sharder Design, Sharder, amico mio Marco, ci vediamo domani, eh? Ci vediamo domani, così facciamo, vediamo se riusciamo a fare quella cosa lì che abbiamo detto, oppure, bellissima la livrea del casco, oppure, niente, faccio io come al solito, bella, bella, bella Vertex, bravo, bravissimo, sei andato veramente forte Vertex, grande, grande, mi piace la gente che sa veramente andare forte. Buonanotte a tutti, a me Zubituzza, ciao ciao ciao, ah ok Zubi non c'è, va bene salutamelo tu Vertex, grazie mille, grazie del follow e grazie che poi ogni tanto quando ci becchiamo online ci facciamo qualche bella garetta, sei forte, grande grande amico mio, ciao ciao, salutami Zubituzzo, ciao amici dal vostro... È finito il joystick, ragazzi, proprio mentre vi stavo salutando, incredibile. Ciao ragazzi, buonanotte Kevin, buonanotte Zubi, buonanotte Vertex, buonanotte Sharder, buonanotte Carla, buonanotte a tutti quelli che sono connessi in questo momento e grazie a tutti di tutto, eh. Statevi bene, ci vediamo domani. Non lo so, stavo vedendo una cosa qui, non so cosa dirti. Allora, aspetta, eh. Aspetta un secondo. La nostra una GR2. Poi la Nismo GR2. L'altra non mi ricordo neanche, no, ma penso che sono GR2.
Sì, ma la Nismo GR2. Va bene ragazzi, vi saluto, buonanotte, non ce la faccio più. Notte a tutti, notte a tutti.